tutto quello che ha scritto, che ha fatto, se è successo qualcosa l'ha fatto sicuramente in buona fede e non pensando se sarà vero. Se ha preso dei soldi, non li ha presi con tangenti o quant'altro, sono tutti fatturati, quindi non è, se ovviamente tutto questo è un conflitto di interesse, diventa un problema che lui non l'ha fatto in cattiva fede. A parlare Gian Piero Trabuio, amico di sempre dell'ex assessore Renato Boraso, detenuto da 3 mesi nel carcere di Padova, l'unico dell'inchiesta Palude a non essere ancora uscito. Boraso ha scritto una lettera all'amico Piero in cui sostanzialmente chiede scusa per tutto, a lui, ad altri amici più stretti di Favaro, un paese per cui, racconta Trabuio, ha fatto tanto. Si manca per quello che ha fatto, per quello che poteva fare per il nostro territorio, ma non solo per Favaro, anche per tutto il comune, perché lui era presente su tutte le difficoltà del nostro comune. Senza interessi, perché non l'ho mai sentito una volta che abbia detto voglio qualcosa in contropartita, no, mai, mai, mai. Lo faceva sacrificando anche la propria famiglia. Boraso scrive di essere psicologicamente provato, di sentire la mancanza della sua famiglia, la moglie Tiziana e i 3 figli. A giorni dovrebbe essere depositata la richiesta di scarcerazione da parte del suo difensore, l'avvocato Umberto Pauro, che punterà anche sulle dimissioni immediate da assessore presentate a pochi giorni dall'arresto. E proprio nel giorno in cui Boraso compie gli anni, Trabuio ci tiene anche a far sapere che lui e i suoi veri amici ci saranno. L'amico vero si vede nel momento del bisogno, ricordati, non nel momento in cui tutti stiamo bene, che si spiega e gira, si diventa tutti amici, ma i veri amici non sono tutti questi. Veri amici che quando c'è in difficoltà o che ha problemi, si presenta. Gli amici sono quelli veri, quelli che ti seguono sempre, al di là di quello che è successo.